della brillantezza la Juventus, soprattutto per quanto riguarda il secondo tempo. Nel primo tempo per la Juventus la partita sembrava addirittura una passeggiata, anche perché si dimostrava molto sicura nel gestire il vantaggio. Invece nel secondo tempo, piano piano, gradualmente, è venuto fuori alla grande il Chievo e contemporaneamente sono emersi tutti i timori della Juventus di oggi. Marcello Lippi deve rinunciare a Birindelli infortunato, sceglie le Grottaglie e Appia, mentre Gigi Del Neri non può contare su Perrotta, l'ex bianconero squalificato. La difesa juventina, sotto accusa in settimana e conscia dei 21 gol subiti in 18 partite, appare subito molto concentrata e le Grottaglie, qui al colpo di testa, convince sia nella sua area che in quella altrui. Tacchinardi e Appia garantiscono il possesso di palla. Trezeguet esce dal fuorigioco con ottime sponde e qui favorisce il gol al decimo di un Camoranesi migliore in campo. Camoranesi umile e ispirato. La Juventus in qualche modo fa il Chievo. Difesa alta, squadra corta e con Del Piero a sprazzi ecco la furia di Nedved nel tiro a rete. Nella ripresa, nella quale entreranno Di Vaio, Conte, Pessotto, Semioli, Pellissier e Amauri, il segnale dell'inversione di tendenza è un reclamo dei veneti per questo intervento di Montero su Sculli. La Juventus trova solo a tratti le conclusioni di Del Piero, Marchegiani sulla linea di porta, mentre Nedved, sostituito al 17esimo, non è decisivo come in passato. Barzagli, Danna e Moro svettano in difesa. Il Chievo cresce col passare dei minuti e Sculli si prepara bene ma spreca l'occasione. Dopo il 28esimo la difesa della Juventus mal protetta va improvvisamente in crisi con Montero che qui rischia l'autogol. I veneti, pur senza Perrotta, incrementano il ritmo a centrocampo con Zanchetta e Baronio che minaccia Buffon con un tiro deviato da Barzagli. Poco dopo altro rischio di Caracchieri per Montero, secondo quasi autogol. Mentre Lippi cerca di fronteggiare in particolare Santana, Semioli e Pellissier, dentro Pessotto per Thuram come a Empoli, gli sbilanciamenti del Chievo favoriscono il contropiede di Di Vaio. Fuga e tiro che dà soltanto l'illusione del gol. Ancora Di Vaio protagonista quando riesce a filtrare fra Danna e Lanna, ma poi viene tradito dal terreno. Del Neri, al cospetto di un Chievo sempre più autoritario, spera ancora nel pareggio. E al 44esimo su cross di Santana, grande opportunità mancata per l'ex granata Semioli. Montaggio di Claudio Biasiotto, 6 sconfitte su 6 del Chievo.